Salve ragazzi e bentornati a Mystery Dungeon Squadra Blu, settima parte, e avevamo appena battuto la squadra di Gengar, il team Perfidia. Ok, andiamo fuori. Jolly, buongiorno. Dobbiamo impegnarci per fare qualcosa di buono oggi. Salve. Ok, adesso siccome Jumpluff come tutti farà il papirone, ci becchiamo dopo e intanto io leggo e basta, perché veramente sennò dopo si fa notte. Allora, ok, qui c'è il flashback. Scusate, ma non posso commentare ogni cazzata che dicono cani e porci qua. Ah, ok. Ci dice che praticamente c'è qualcosa di strano, che non riesce a uscire Shift 3. Eppure diciamo che è una missione semplicissima e è molto strano che non torna. Allora, chiamiamo le Diba. Dai, vieni. Così almeno è meglio sempre essere in 3 che in 2. Magari qualcosa potrebbe andare storto. Qui vendo un po' di cose. E già che ci sono, vedo cosa hanno per me. Ok. Cacleon verde. Ah, un revital seme. Grazie. Lo prendo volentieri. Tu? Ah, fossa. Minchia, 3000. Però costicchia, C'ho i soldi io. Ce li avrei. Ma sì, dai, la compro. Spenderò un fottio di soldi, ragazzi, però capiatemi. Wow. Sì, prendo. Piglio. Ti parevo, non ho abbastanza spazio. Maledetti porta strumenti invadenti. Allora, gomma chiara ti do. Siccome non abbiamo nessuno di tipo ghiaccio ed è la loro gomma preferita. Poi vendo anche gravel roccia, che io sinceramente l'ho usato solo una volta, però poi non mi serve più. Dammi fossa. Grazie. Adesso selezioniamola. Trico, voglio che la impari al posto di ma sì, dai, attacco rapido. E adesso voi penserete: Jolly, ma sei impazzito? E io vi dico: no, non sono impazzito, ragazzi. E capirete dopo perché ho scelto questa cosa qua. Anche perché comunque sia, può difendersi dai tipi veleno e fuoco, quindi ottimo. E poi comunque attacco rapido è meno debole di fulmisguardo combinato con botta. Wow, proprio un bel dirupo. Già, Trico, il tuo amico Jumpluff si è perso in fondo a questo dirupo, vero? Sì. Mi dispiace disturbarvi, ma ho bisogno del vostro aiuto. Non ti preoccupare. Andiamo, Jolly. Un attimo. Ah. Abisso silente si chiama. Ok. Dorme un terribile mostro. Ai ai ai. Potrebbero essere cazzi amari, ragazzi. Shift non ha fatto ritorno. Bla bla bla. Volevo solo mettervi a corrente. E invece l'hai fatto cagare in mano. Maledetto Jumpluff. Ci odi proprio, vero? Vabbè, per stavolta ti accompagno, Dai, ti faccio compagnia.
Tanto è vero che questa mattina avevo quasi, diciamo, una fitta un pochino, però poi mi è passato tutto. Però ho fatto colazione. Caro Jumpluff, quindi tu hai torto. L'abbiamo fatta come colazione. Specie io. Bella ricca. Vabbè, basta con le chiacchiere. Oh, guarda chi si vede. Se a volte commento in ritardo, ragazzi, perdonatemi, ma non posso sempre accorgermene, diciamo, in tempo reale. Anche perché a volte viene la gatta a salire. E gli ho detto milioni di volte di non salire sulla scrivania, però lei ci sale lo stesso. Quindi questa cosa potrebbe essere il fatto che a volte commento in ritardo, perché succedono cose tipo notifiche di Facebook, chat aperte, che tra l'altro mi sono dimenticato di togliere. Vabbè, casomai adesso stopperò 2 secondi e poi non vi accorgerete di niente. Comunque sia, parliamo dell'abisso silente invece, che è profondo 10 piani. Poi 10 piani sarebbe il fondo, quello proprio, diciamo, dove c'è Shift Tree, ecco, per dirla breve. Bravo Torico che me l'hai lanciato. A quanto pare non sei troppo stupido. Intanto ci godo che Lediba super suona tutti. Bravo Lediba. Sapevo di non pentirmene. Poi sto braciere che non va mai a segno. Non capisco perché, specie contro gli insettini. Braciere lezzo proprio. No, vabbè, lui no. Evitiamo di imitarlo. 3 contro 1 non è valido. Oh, grazie Trico, sistemali. Bravo! Sei un figo. Vabbè, adesso non esageriamo. Se no si monta la testa il nostro caro compagno. Merda! Questo mi ha fatto male. Siamo nella cacchetta, eh? Vabbè. Baccarancia. E super suono. Oh, bravo. A quanto pare ci tieni la pelle dopo tu. Rimangio tutto quanto. Ci tiene la pelle, però si vede che è troppo anche per lui. Poliwag. Un tipo acqua che mi servirebbe proprio. Però sono sicuro che lui non vuole unirsi. E beh, ovvio. Dopo che ci sfonda il culetto, non credo proprio. Infatti, che vi dicevo io, ragazzi? Avevo preso la sua area amico apposta perché si unisse, ma niente. Quando non li vuoi, si uniscono sempre. O quantomeno chiedono. Quando li vuoi, invece, fanno gli stronzi. E non ti chiede nessuno. Scusa, posso entrare? Ma no, ma guarda. Fa pure il bastardo. Vabbè che la percentuale è bassissima, però dai. Allora, seme fuoco, visto che stai rompendo le palle. Allora, lasciamolo dormire.
Ecco, vedete una cosa per cui volevo togliere attacco rapido. Perché Trico tende a svegliare tutti quanti. Chissà com'era averlo come vicino. Visto che tende sempre a svegliare cani e porci. E parli del cane e spunta Houndour. Fatalità. Vabbè. Jolly e le sue battutacce. Forse è meglio concentrarsi su altro per adesso. Io voglio buttare il seme base. Visto che non servono più a niente. Ciao. Olle. Pare che ho fatto bene a prenderne uno. Se no, chissà come sarebbe andata a finire per il povero Shiftry. Ok, ci mancavano pure i ragni, di cui io non ho paura, però conosco un'altra persona che ne ha il terrore. Ma te ne vai? Grazie. Molto gentile, Trapinch. Ah, quando sono bravi scompaiono. Matto magica, perfetto. Così la precisione tornerà normale. Ah, l'unica trappola che mi piace, la matto magica. A parte se usi danza spada, che quello non va bene. Intanto qua ci sono proprio i ragni che vogliono crepare. Beh, come dico sempre, basta chiedere. Poi c'è Trico che si mette a scavare quando non serve. Allora, vediamo un po' chi si può reclutare qua. Poliwag, vedete ragazzi? Eppure sto bastardo non si unisce. Dove scappi? Dai, non scappare. Non ci provare neanche. Ma guarda te, questo qua. Che bastardo insolente. Vabbè. Proseguiamo ancora. E adesso dovrebbe mancare un piano da esplorare, però. Esatto, il nono piano. Qui si può reclutare solo Poliwag. E ne abbiamo la conferma. Scusate se controllo il reclutamento Pokémon, ma voglio assicurarmi che non scompaia con il diminuire di piani, per così dire, ecco. Sì, perché avevo paura tipo che al piano 9 non ci fosse più acqua, quindi neanche nessun Poliwag. Adesso tu però crepi o ti unisci a noi. Niente, crepa. Dai, unisciti, Poliwag. Niente. È un senza cuore. Ah, Paras. Vabbè, tu non sai la stessa cosa però. Noi abbiamo chiesto Poliwag che vogliamo lui. Punto e basta. Ma chissà com'è la vita. A volte, proprio quando non ci speri più, la vita ti regala qualcosa. Chissà se succederà. I misteri di Jolly. Vabbè, dai. Trico, ci muoviamo? Grazie. Seme fuoco, ok.
Voglio solo esplorare un pochino se trovo Poliwag, se no ragazzi basta. Vado a salvare Shiftry e basta. Casomai faccio delle missioni all'Abisso Silente e riprovo. Ferrartigli. Oh, mi è salito l'attacco per la prima volta usando Ferrartigli. Un effetto secondario che non è mai successo di solito. A parte una volta il Rosso Fuoco contro Brock, che mi ha salvato il culo, diciamo. Dai! Olle. Mi stavo per mandare KO con furia. Vabbè, mi sa che non si unisce forse perché continuo, diciamo, a far partecipare anche gli altri. Magari. O forse dipende dal livello, non so, ragazzi. Comunque sia, prima o poi lo recluto e vi farò anche vedere. Sempre se questo maledetto si unisce, prima o poi. Allora, direi che è ora di andare. Manca anche tanto a fare un livello, quindi. Ecco Jumpluff. Ok, andiamo a vedere come sta Shiftry. Sembra ridotto molto male. Chissà che è successo. Oi oi oi. Non mi piace questo verso. Aio. C'è Zapdos, ragazzi. Purtroppo quello che diceva l'altro Jumpluff era verissimo. Salvare Shiftry dovete scalare il Monte Tuono. Eh già, il Monte Tuono, ragazzi. La nostra prossima meta. Ok. E allora, adesso sappiamo perché Shiftry non è riuscito ad andarsene. È stato attaccato da Zapdos mentre soccorreva Jumpluff. Vabbè. E allora immagino che qualcuno dovrà salvarlo. Sempre che noi non siamo stronzi. Come Gengar invece. No, non c'è nessun problema. Ehi, io non ho paura, Tiranitar. Cosa pensi? Non siamo mezze pippe. Comunque sì, ragazzi, questo team, voi forse non lo sapete, però si chiama Team ACT, rispettivamente Alakazam, Charizard e Tiranitar. Ok, solite informazioni. Faccio le ultime cose. Magari. Allora, Trico dice che possiamo fare o andarci subito, che moriremo subito, visto che anche all'Abisso Silente me la sono vista brutta. Quindi Trico direi proprio l'opzione B, ovvero rimandare. Comunque sì, adesso per la riuscita della missione io vorrei comprare una area amico, ovvero il Monte Verde Scuro, visto che ci abita Geodude. Compriamola.
visto che è anche economica. No, grazie, Wigglytuff. Non voglio altri aree amico. E scommetto che prima della Gilda facevi quel lavoro lì. Ti abbiamo sgamato, furbetto. Ok, mi accetto qualche, diciamo, missione per allenarmi apposta. Questo vorrà dire che mi vedrete, tipo, molto più allenato e con mosse nuove, almeno spero. Userò anche dei dojo per facilitarmi nel, diciamo, aumento di livello. E poi, quando mi sentirò pronto, andremo da Zapdos. Ci si rivede, ragazzi, sempre nella 8ª parte. Nel frattempo cercherò anche di reclutare Poliwag. Qui non c'è posta. Vabbè. E allora ci si vede, rega. Un saluto da Jolly92.